Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Cari amici di Radio Talpa, il disco che ascolteremo oggi è direttamente legato alle mie primissime esperienze da vigoroso batterista diciottenne amante del rock e della fusion. In quel periodo ero sempre alla ricerca di stimoli per imparare nuove tecniche percussive. Negli anni 70 l'unico modo che avevamo noi giovani musicisti era ascoltare ripetutamente i nostri 33 giri sperando di intuire a orecchio ciò che facevano gli straordinari strumentisti per poi emularli. Così casualmente mi imbattei in Introducing 11th House che Larry Coryell pubblicò nel 1973. Fu una magica intuizione che mi fece comprare quel disco e non me ne sono mai pentito. Chitarrista Larry Coryell è senza dubbio uno dei pionieri della musica fusion e jazz rock, poiché creò un sound di questo tipo già verso la metà degli anni 60 con il gruppo Free Spirits e successivamente con il vibrafonista Gary Barton. Nella sua carriera ha inciso ben 45 album da solista,
e un'altra trentina come collaboratore di miti come Charles Mingus, Chico Hamilton, Herbie Mann e tanti altri. Nel 1972 Larry creò il gruppo The Eleventh House sull'onda del grande successo che stavano ottenendo la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, i Weather Report e i Return to Forever di Chick Corea. Questo è il loro bellissimo disco d'esordio pubblicato nel 1974, travolgente e indimenticabile come il brano d'apertura Bird Fingers, in cui chitarra, tromba e piano improvvisano in un continuo alternarsi di poche battute ciascuno, un esercizio di stile davvero stupendo. Straordinari musicisti che affiancarono il chitarrista Larry Coryell sono Randy Brecker alla tromba, Mike Mandel al piano elettrico e sintetizzatore, Danny Trifan al basso e Alphonse Mouzon alla batteria. Mouzon aveva suonato coi Weather Report, assimilando così bene il loro sound che per questo disco compose Funky Waltz, ora in ascolto, molto somigliante a Boogie Woogie Waltz che i Weather Report inclusero nell'album Black Market. We'll be right back.
Di grande atmosfera è invece il brano Lulita, scritto da Coriel, in cui un meraviglioso arpeggio di chitarra tesse una struggente tela su cui si sorregge l'ispirata tromba di Randy Brecker. Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista. Ma quanto mi è piaciuto già dal primo ascolto il possente drumming di Alphonse Mouzon, diverso da tutti gli altri che avevo ascoltato prima. Per diversi anni Mouzon assieme a Billy Cobham fu il mio punto di riferimento per tentare di apprendere un nuovo modo di suonare la batteria.
mesi interi dedicati a cercare di riprodurre, ad esempio, il drumming che apre e che accompagna il brano intitolato Yin, beata gioventù come la mia, piena di entusiasmi travolgenti. We'll be right back.
Di tutti i chitarristi fusion degli anni 70, Coryell è l'unico che aveva un modo di suonare la chitarra con un deciso sapore di puro rock and roll americano, filtrato dalla sua enorme esperienza da jazzista. The Eleventh House avrebbero meritato un riconoscimento più ampio, ma dovettero fermarsi dopo aver inciso solamente altri due LP, Level 1 nel 75 e Aspects nel 76. Concludiamo l'ascolto di questo disco strepitoso con il brano che chiude l'album, Right on Y'all, scatenato e serrato funky rock in cui si inerpicano le stupende improvvisazioni chitarristiche very rock and roll di Coryell. Alla prossima! Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappa.